Incontrata Paolini a Marsala, dal 26 dicembre ritorna il presepe vivente di Gravano, dove oltre la rappresentazione della stalla dove è nato Gesù Bambino, verranno ricreate 20 ambientazioni che riporteranno a vivere i mestieri, gli usi e i costumi della Sicilia di circa 200 anni fa. L'amministrazione Grillo ha messo anche a disposizione per i visitatori un servizio bus navetta. Ormai siamo gli ultimi giorni, ormai siamo quasi arrivati. Apriamo Apriamo alle 16. del 26 dicembre, quindi martedì saremo già attivi. Ringraziamo in questa occasione anche il comune per questo servizio, perché il borgo in quanto tale è un borgo che non potrebbe permettere un'affluenza così massiccia di persone se non ci fosse un servizio che aiuterebbe al deflusso. Quindi questo servizio è indispensabile. Sarà attivo già dalle ore 16, quindi la gente affluirà, lascerà i mezzi nei luoghi già segnati e questo servizio porterà appunto la gente qui in questo borgo. Quindi questo è un servizio che è veramente essenziale. Saranno un 25 mestieri. Scene che comprendono sia mestieri, sia ambientazione di casa naturale. Infatti vedrete che in alcuni posti il visitatore potrà leggere il nome del mestiere, ma in altri posti no, perché erano ambienti naturali di casa. Per esempio, chi tesse il telaio lo faceva a casa, non è che era un mestiere vero e proprio. È vero che si andava a chiedere alla vestitrice di fare delle cose, però era un mestiere che si faceva a casa, insomma, era più casalingo. Quindi tra mestieri, ambientazioni, sì, diceva qua Vito 25, e poi abbiamo anche alcuni posti dove sono anche gli animali, quindi anche per quelli per noi sono anche ambientazioni importanti, perché i bambini hanno bisogno di ritoccare con mano quella natura. Molto spesso i bambini che passano vedono gli animali e si incuriosiscono, perché magari non l'hanno mai visti dal vivo, insomma questa è una cosa che fa piacere. Le degustazioni sono allora sei praticamente normalmente, più tre sagre. Quindi abbiamo ogni giorno si inizia dal salato fino alla conclusione con il dolce, e poi invece in quei 3 giorni speciali abbiamo queste tre sagre dove la gente potrà degustare ovviamente fino a quantità, nel senso che speriamo di riuscire a poter contentare tutti. Però le sagre ovviamente hanno una, diciamo, una peculiarità rispetto alle degustazioni normali che. Esempio, la ricotta sarà fatta dal vivo e quindi speriamo di riuscire a contentare tutti.